Bentrovati per chi ci segue per la prima volta. Oggi, 5 dicembre, è la giornata internazionale del volontariato. L'ha istituita a metà degli anni 80 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E oggi, su 8 miliardi di abitanti nel pianeta, 1 miliardo di persone fanno volontariato. Ci sono tantissime iniziative oggi, in questi giorni, nei prossimi. E noi, come facciamo ormai da qualche tempo, la seguiamo insieme al CESVOT, il Centro Servizi del Volontariato Toscano. E con noi c'è il presidente. Luigi Paccose, con Grazie cui dell'invito. avremo questo dialogo, avremo anche tanti collegamenti e avremo una serie di trasmissioni poi nei prossimi giorni che vi terranno compagnia fino a Natale. Per questo abbiamo chiamato questa serie di trasmissioni i giorni del volontariato. Il tema generale quest'anno, lo leggo, è: per il futuro del nostro pianeta dobbiamo agire insieme e dobbiamo agire ora. Questa non è un'era in cui stare da soli, ma insieme, come uno, solidali gli uni con gli altri. Intanto, Presidente Paccosi, le chiedo da volontario, perché prima di tutto lei è un volontario, come si trova a coordinare gli altri volontari? Non è molti mesi che ha questo ruolo. Diciamo, è uno stimolo anche a richiedersi le ragioni di quello che uno fa, del volontariato, perché avendo relazioni con gli altri è chiaro che uno degli scopi è anche rimotivarci a questa esperienza, perché comunque è un'esperienza di gratuità e quindi ha sempre bisogno di ritrovare le ragioni anche quindi nelle relazioni che, insomma, io cerco di impostarle in amicizia, non, diciamo, come sottoposti, ma diciamo in un ambiente come il nostro le relazioni sono fondamentali e devono essere principalmente di stima reciproca e quindi appunto di cercare di portare questa mentalità di gratuità a dove siamo. Il tema, lo abbiamo sentito, è molto orientato all'ambiente, alla salvaguardia del pianeta. Insomma, sono argomenti che devono interessare tutti e interessano il volontariato, l'antenna della società civile, no? Ma sicuramente noi siamo in prima linea su questo aspetto, sappiamo che è un problema enorme, ci dicono che noi stiamo utilizzando più di quello che dobbiamo utilizzare, ci dicono che a luglio abbiamo già sprecato quello che sarebbe tutto quello che possiamo usare durante l'anno, quindi noi dobbiamo assolutamente darci degli stili di vita diversi. E anche avere attenzione ai consumi, a quello che usiamo perché possa essere rispettoso e noi siamo, diciamo, chiamati ad essere custodi del nostro ambiente. Al CESVOT in Toscana fanno capo circa mezzo milione di volontari, 450.000 circa, insomma, la stima è questa. È una bella responsabilità anche questa. E certo, per questo dico, noi bisogna creare un ambiente di credibilità, perché il volontariato deve ritornare alle sue origini tutte le volte, perché è chiaro che tutti siamo portati a decadere dagli Quindi ideali. gratuità, altruismo, disponibilità e Libertà. capacità di E intercettare i nuovi bisogni, secondo me. certo, è anche libertà, nel senso che noi non possiamo fare qualcosa di costrittivo. Cioè, bisogna far vedere che il nostro fare deriva veramente dal rispetto e da un ideale grande che ci muove e che quindi può attrarre anche altri a seguire questo esempio. Tanti ospiti collegati con noi in questa trasmissione, tanti amici, anche il mondo del volontariato, in particolare nell'area costiera toscana, ma partiamo col professor Andrea Salvini che insegna sociologia all'Università di Pisa. Buongiorno, benvenuto professore. Abbiamo parlato dei volontari che già lo fanno in Toscana, circa mezzo milione. Voi avete studiato all'università anche l'universo dei volontari potenziali, ma chi sono e soprattutto quanti sono? Ma intanto va detto che quando affrontiamo il tema dei volontari potenziali siamo in un'area in cui non si può quantificare con certezza. Ovviamente non si può dire che domani sicuramente le persone che hanno dato la loro disponibilità poi effettivamente faranno la scelta concreta. Però con il CESVOT abbiamo stimato attraverso un'indagine demoscopica che i volontari potenziali in Toscana sono circa il 20% sulla popolazione toscana da 18 a 70 anni. Quindi si sta parlando di circa, come dire, 500.000 persone, anche se in realtà, diciamo, dovremmo dire che
coloro che sarebbero disponibili a fare volontariato domani, diciamo senza nessuna condizione, quindi diciamo immediatamente disponibili, si riducono poi al 7%. E tra chi fa già volontariato, com'è la ripartizione tra chi opera negli enti del terzo settore e chi opera in associazioni, diciamo, vecchio modello? Beh, questo, diciamo, i numeri di cui abbiamo parlato finora si riferiscono alle persone che farebbero volontariato in una ETS, in un ETS. E in realtà poi se noi domandiamo all'intera, come abbiamo fatto in realtà, all'intera popolazione toscana dove e in quale ambito, diciamo, come configurazione giuridica, farebbero volontariato, va detto che circa il 40% lo farebbero in una ETS, il 18% farebbe volontariato non in una ETS, quindi in forma più libera, ma il dato, diciamo, secondo me da tenere in grande considerazione è che il 37% dei rispondenti farebbe volontariato in forma, diciamo così, individuale, quindi non in forma E organizzata probabilmente e accade che già oggi chi fa volontariato già oggi. diciamo che questo è una tendenza che già noi osserviamo da diversi anni ed è in ascesa, nel senso che ci sono molte persone che preferiscono non impegnarsi in una organizzazione per ragioni di vario genere e preferiscono auto-organizzarsi, cioè che svolgere attività di volontariato in forma personale o con gli amici o comunque in forme non strutturate. Come sta cambiando dal suo osservatorio particolare il volontariato oggi in Toscana, magari anche più in generale in Italia, verso quali settori particolari si sta orientando? Ma intanto, diciamo, credo che quello di cui abbiamo parlato è forse uno dei cambiamenti che sta attraversando, come dire, il volontariato e i volontari e le volontarie soprattutto, no? Cioè le modalità con cui si pensa e si esprime poi in concreto, si esprimono le attività di volontariato. Diciamo che in termini generali le persone che sono disponibili a fare volontariato sceglierebbero ancora l'ambito sociale, perché l'ambito sociale è quello, diciamo, che in qualche misura ci restituisce l'immagine di bisogni sempre crescenti e sempre diversi, anche alla luce delle recenti esperienze della pandemia. Ma nello stesso tempo una quota di persone vorrebbe impegnarsi in ambiti, come dire, che potrebbero essere considerati tradizionali come le attività sportive, le attività culturali e le attività ricreative. E questo dà, come dire, apre tutta una riflessione, una discussione sul ruolo di organizzazioni molto particolari come sono le APS, no? Che le associazioni di promozione sociale, che oggi in Toscana sono quelle più numerose in termini quantitativi. Ma insomma, sta cambiando il nostro mondo del volontariato. Sì, questo dato di questo volontariato individuale ci dice due cose. Una, che probabilmente abbiamo appesantito la burocrazia il nostro mondo, quindi qualcuno probabilmente è un po' È una spaventato. sorta di reazione, dice Eh questo. sì, probabilmente sì, perché anche fare il presidente di un'associazione ci viene detto spesso che comporta responsabilità e quindi la gente è un po' spaventata. Quindi probabilmente questo aspetto è da tenere in conto anche dal punto di vista del legislatore, probabilmente anche di semplificare alcune Non è che modalità. con la riforma del terzo settore si sia semplificato il tutto, anzi, Appunto, è proprio quello uno dei probabilmente problemi, va poi ne rimesso parliamo. mano, probabilmente anche prevedere delle forme associative più leggere, perché appunto il fatto che uno desideri stare da solo non è una cosa bella. Ecco, diciamo, io faccio riferimento anche alla Costituzione, che all'articolo 2 dice che la persona si forma nelle formazioni sociali. Quindi, diciamo, scoraggiare il mettersi insieme non è un bel segnale. Ecco, diciamo, la libertà di associazione è una libertà che noi abbiamo appunto conquistato con tanta fatica nei nostri paesi e quindi non possiamo scoraggiarla perché appunto una burocrazia che appesantisce questo associarsi appunto può
può essere un ostacolo. Però il 94% dei toscani, ed è un dato record, ha grande stima del volontariato nella capacità anche di risolvere i problemi della società. Questa è una responsabilità ulteriore che vi portate. Certo. Non è da poco questo numero qua. No, certo, una grande responsabilità, per quello dico che bisogna tenere alta questa credibilità e soprattutto personalmente, perché sia nelle nostre istituzioni, ma anche appunto ripartendo da quell'origine che ci ha fatto muovere all'inizio verso gli altri, appunto si diceva che il sociale è quello più gettonato, perché è chiaro, quando uno vede un bisogno è portato ad aiutare. Ecco, questo aiuto che c'è all'origine deve continuare ad essere una mossa che ci fa appunto andare verso gli altri, verso i bisogni della società, con questa gratuità che ci caratterizza. Voi al CESVOT, un ufficio comunicazione straordinario coordinato da Cristiana Guccinelli, che è dietro le quinte, naturalmente la salutiamo. Come si comunicano, Presidente, secondo lei la bellezza e la varietà di fare il volontariato, di fare il volontario? Ma Cristiana è una specialista di questo, abbiamo fatto una bella campagna appunto di comunicazione anche per invitare a fare volontariato e soprattutto nel vedere l'esempio di Diventa altri, volontario, sì, era lo passa slogan, all'azione, diciamo. diventa volontario, perché proprio si pensava a queste persone che sono lì sulla soglia, che magari hanno bisogno appunto di una spintina in più per Come quelli di cui buttarsi. parlava Salvini, il professore. Esatto, Vediamo esatto. questo messaggio video interessante. Ti sei mai chiesto cos'è il volontariato? È aiutare gli altri scegliendo quello che più ti piace. È misurarsi con la sfida più grande che c'è, lo sport e i bambini. È voler bene all'ambiente, tutto, anche quello dietro casa. È prendersi cura degli animali. Sì, tutti gli animali. È mettersi un naso rosso e trasformarsi in un super clown. È imparare cose nuove da chi ha un gran sapere da condividere. È recuperare la terra e farle dare frutti, perché la legalità ha un gran sapore. È dare una mano con gesti semplici. È sentirsi parte di una grande orchestra, ognuno come può, perché insieme si suona meglio. Il volontariato è un mondo meraviglioso. Passa all'azione, diventa volontario. Scopri come su diventavolontario.it. Beh, la metafora dell'orchestra funziona parecchio, secondo me. Siamo insieme in una rete, ognuno collabora con gli altri. Sì, e anche le facce allegre, liete, ecco, questo comunica molto bene anche appunto come dire, il far sentire che fare questa cosa gratuitamente ti porta comunque a star bene, ecco, questo è un messaggio, secondo me, importante ed è vero, cioè nel senso che uno veramente si sente compiuto quando si sente di essere utile nel mondo. Non c'è da vendere un prodotto, naturalmente il prodotto sarebbe il volontariato, c'è da farlo conoscere e ci sono anche altri strumenti oltre a quelli video, c'è per esempio una brochure interattiva, vediamo semplicemente la copertina e diamo qualche dato, sempre che ci ha passato Cristiana Guccinelli, sono 1980, circa 2000 le richieste di orientamento registrate con la campagna, 880 volontari si sono inseriti, insomma un migliaio quasi, non sono pochi. La campagna social, Facebook e Instagram, nel 2022 320.000 visualizzazioni, anzi 2,3 milioni le visualizzazioni, 320.000 le persone che vi hanno partecipato. Ci sono state più di 60.000 visite alla pagina Diventa Volontario in 2 anni, 5.000 solo nell'ultimo mese. Davvero, insomma, un grande lavoro. L'attenzione c'è, questo va detto. Sì, c'è molta attenzione. Ora mi viene in mente, sabato scorso c'è stata la colletta alimentare che appunto mobilita tanti volontari, anche volontari spot, no? Ecco, però pensavo anche a quello che il Banco Alimentare che promuove questa colletta alimentare lavora tutto l'anno, quindi quei volontari della giornata potrebbero
Poi se non si fermano lì. No, diciamo la cosa importante è che potrebbero continuare questo servizio che dura tutto l'anno. La riforma del terzo settore l'abbiamo evocata, insomma, sta dietro una discussione sul volontariato, ma funziona o no secondo lei? Ma sì, manca perché ancora dei tasselli, allora lo chiediamo all'esperto, esatto, Luca Gorman, diciamo ha messo ordine, sta mettendo ordine a tutto un sistema, soprattutto dando anche dignità a questo termine terzo settore che prima era evocato ma non era stabilito per legge. Adesso essere enti del terzo settore vuol dire essere iscritti in un registro. Ripeto quello che ho detto prima, bisogna stare attenti a non burocratizzare troppo e quindi a lasciare questa libertà di associazione il più possibile a maglie larghe in modo che possa essere efficace per quello che può. Detto questo, però, una spinta positiva la sta dando comunque? Certo, perché appunto, ripeto, intanto è un registro nazionale e si evita che ci siano trattamenti diversi nelle varie regioni. È chiaro che ora c'è bisogno di un periodo di rodaggio, perché anche gli uffici dell'amministrazione pubblica, a cui noi come CESVO stiamo dando una mano, devono su questo prendere, appunto, cominciare a lavorare e prendere, come dire, essere più efficienti, in modo che appunto le associazioni possano fare meglio il loro mestiere. E allora, secondo collegamento con uno dei più grandi esperti in Italia di volontariato, di regole del volontariato, infatti è docente, ricercatore di diritto alla Scuola Superiore Sant'Anna. Buongiorno, benvenuto Luca Gori in questa giornata del volontariato. Il percorso della riforma di cui parlavamo è compiuto o no? No, direi che non si può parlare di una completa attuazione della riforma. Molte parti hanno trovato attuazione, in particolare l'istituzione del registro unico nazionale e l'iscrizione in automatica delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, che si è chiusa ai primi di novembre. Rimane ancora aperta nella sua attuazione la parte fiscale della riforma del terzo settore, che come si può ben capire è uno degli elementi fondamentali, cioè esprime proprio il modo in cui il potere pubblico riconosce, valorizza in misura effettiva, ecco, il terzo settore. Questo capitolo della riforma rimane ancora congelato perché è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea per l'entrata in vigore di queste misure. Sappiamo che sono state avviate delle interlocuzioni, ma al momento questa autorizzazione non è stata né richiesta e quindi tantomeno rilasciata. È un elemento di incertezza molto rilevante che in qualche modo condiziona le scelte del terzo settore italiano. Al di là di questo, e non è una cosa da poco, certamente come diceva lei, quali sono le difficoltà principali che hanno incontrato associazioni, organizzazioni, realtà del volontariato? Ma allora, dal punto di vista delle difficoltà, sicuramente si sono sposati due momenti estremamente difficili. Da un lato le due crisi più grosse che abbiamo vissuto, la crisi pandemica e ora la crisi energetica, che senz'altro, come dire, sono entrate dentro le attività delle realtà del terzo settore, chiamando ad azioni di riorganizzazione, di ripensamento anche delle modalità con le quali le attività sono state svolte. Dall'altro, senz'altro, il passaggio alla disciplina del terzo settore ha comportato delle scosse di assestamento, vorrei dire, no? Molti enti hanno dovuto riflettere sull'adeguatezza della propria struttura organizzativa rispetto alla nuova norma, hanno dovuto probabilmente rivedere anche il proprio assetto statutario, l'inquadramento di certe attività, i rapporti con la pubblica amministrazione. Ecco, direi che questa doppia fase, no, di crisi in qualche modo derivante dai fatti che sono accaduti e una crisi derivante da un passaggio ad un nuovo sistema normativo sono stati in questi ultimi 12-18 mesi probabilmente i due elementi più grossa difficoltà con cui il terzo settore si è dovuto confrontare. E il futuro come lo vede?
Ma io, come dire, nutro sempre un'ottima dose di una buona dose d'ottimismo, mettiamola così. Credo che il terzo settore abbia questa capacità, no, di rinnovarsi e di trovare delle soluzioni nuove anche dal punto di vista organizzativo e non solo delle attività da fare. Senz'altro si stanno aprendo dei sentieri molto interessanti di lavoro. Penso a tutto il nuovo campo dei rapporti con la pubblica amministrazione, improntati su logiche nuove e di tipo collaborativo. Penso al settore della raccolta fondi e delle estreme novità che le nuove tecnologie mettono a disposizione. Ma penso anche, per esempio, come dire, ai grandi terreni da dissodare, no? Mi verrebbe da dire, alle grandi nuove missioni da esplorare. E ne vediamo molte sotto i nostri occhi. Penso quella che mi sta colpendo proprio appunto perché nella letteratura si inizia a parlare di una vera e propria povertà energetica, cioè no, di povertà nell'accesso all'energia, di impossibilità d'accesso all'energia. Ecco, su tutti questi fronti è evidente che il terzo settore è chiamato ad essere proprio lì, no? Come dice la Corte Costituzionale, antenna, satellite per la risposta a questi bisogni. E quindi, come dire, dobbiamo nutrire ottimismo anche laddove magari i segnali non sono così incoraggianti. Grazie a Gori, purché, aggiungo io, ci siano gli strumenti per andare avanti, perché molte associazioni in questo periodo lamentano delle criticità notevoli. Sì, quello che dice Luca è importante, sicuramente queste crisi che lui ha evocato sicuramente hanno colpito molto e stanno colpendo Cioè incidono molto. sulla società, su cui il volontariato e il terzo settore dovrebbero intervenire, ma a loro volta queste associazioni e organizzazioni hanno difficoltà. Prendiamo l'energia, insomma, i costi dell'energia. Questo chiaramente come tutti dobbiamo fare i conti con questi rincari. È chiaro, chiediamo al governo di avere un'attenzione particolare a questo mondo che aiuta anche gli altri, quindi vuol dire aiutare il nostro mondo e aiutare due volte la società, però effettivamente quello che dice il professor Gori è interessante perché è vero che nel terzo settore, nel volontariato, c'è la capacità anche di trovare le soluzioni nei periodi di Anche crisi, originali a anche volte. originali, quindi quello che soprattutto gli aspetti che lui ha evidenziato, questa novità dell'amministrazione condivisa con le pubbliche amministrazioni e la raccolta fondi, cioè queste cose qui possono essere dei fari da esplorare, nel futuro. Noi ci stiamo lavorando come CESVOT, abbiamo fatto un tavolo anche con Regione Toscana, ANCI e il Forum del Terzo Settore sull'amministrazione condivisa per riuscire a trovare quegli elementi e quei nodi da sciogliere per poter renderla più Quindi fluida. non volontariato stampella delle istituzioni, assolutamente no, ma No, volontariato insieme alle istituzioni. esatto, questo principio che è stato sancito dal codice del terzo settore e anche da una legge regionale Ecco, di 2 anni apposita fa, di 2 anni funziona questa fa, legge? funziona nel senso che ha introdotto culturalmente un concetto che prima non c'era, cioè che l'amministrazione pubblica è allo stesso livello del terzo settore, quindi insieme devono trovare le soluzioni alle problematiche della società. E allora, a proposito di istituzioni, Bernardica, prima consigliere del presidente della regione per i giovani, adesso portavoce del presidente Giani, è collegato con noi. Giovani, regione, Toscana in questo caso, e volontariato. Il legame si sta rafforzando, si rafforzerà ulteriormente nei prossimi mesi, dica? Sì, sicuramente, perché lo dice la nostra Costituzione, quando all'articolo 3 dice che siamo tutti uguali, ma che nei fatti ci sono tanti ostacoli che vanno rimossi. Il compito di rimuovere quegli ostacoli viene assegnato dal Costituente alla Repubblica. Quando noi pensiamo alla Repubblica, pensiamo al Presidente di Regione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente Mattarella, ma questo è un errore. Quelle sono le istituzioni della Repubblica, che certo ne fanno parte. Ma la Repubblica è anche fatta da quei giovani, tanti giovani che si adoperano per salvare vite umane sulle ambulanze, che si adoperano per far studiare i propri compagni nelle associazioni culturali. E
Quando c'è un giovane, quando c'è una persona che si impegna per cambiare nel suo piccolo il meglio del mondo, ecco che lì c'è il volto di quella Repubblica che rimuove gli ostacoli. Per questo, anche per questo, ripeterete il progetto Giovani 2023, che già nell'anno che sta finendo è andato molto bene. Sì, noi crediamo che sia necessario inserire giovani all'interno del mondo del volontariato perché da sempre è stata una forza della nostra regione e noi non possiamo permetterci di non vedere i giovani protagonisti nelle associazioni, proprio perché sono inesperti, incompetenti, incapaci, tutti i difetti che vengono dati ai giovani sono un pregio perché sono giovani, perché hanno anche quella voglia di cambiare il mondo, quella non rassegnazione, ma soprattutto quella capacità ideativa che non avranno in altre fasce d'età. Ed ecco perché devono impegnarsi, devono farlo al massimo, non devono rimandare mai il loro impegno. Abbiamo bisogno di tutta la creatività che i giovani hanno al loro interno per renderci migliori, perché se c'è la visione solo degli adulti, costruiamo una città, una regione a misura di adulto. Se accanto all'adulto c'è anche il giovane, ecco che le generazioni camminano insieme e costruiscono una città, un paese a misura di tutti. In conclusione, Bernardica, come rappresentante delle istituzioni, ma anche come giovane, giovanissimo, cosa pensa del mondo del volontariato nella nostra regione? È l'essenza di chi crede che se le cose non vanno perché nessuno le ha mai cambiate e quindi la soluzione che auspichiamo dobbiamo essere noi nell'azione di ogni giorno. Però a volte quando uno pensa al volontariato pensa ad azioni che sono una goccia nell'oceano. Dobbiamo sempre ricordarci che l'oceano, se non ci fossero le gocce, non esisterebbe e quindi l'impegno di ognuno di noi nel volontariato di ogni giorno non è qualcosa che non serve a niente, ma è parte integrante del cambiamento e se non c'è, non può esserci cambiamento. E permettetemi, magari fra qualche decennio potremo girarci indietro e trovare gli stessi problemi. Può darsi, chissà, non lo sappiamo. Quello che però è vero è che noi potremmo guardarci indietro dicendo che ci siamo impegnati, continuiamo ad impegnarci e ci impegneremo sempre per cambiare ciò che non va. E secondo me già questo ci basta per poter dire impegniamoci e cerchiamo di dedicare anche il nostro tempo agli altri perché è un tempo guadagnato, non un tempo perso. Beh, grazie a Bernardica anche per l'entusiasmo che ci mette, la passione che traspare dalle sue parole, ma c'è spazio per i giovani nelle associazioni? Insomma, c'è ricambio generazionale? Allora, questo è un altro, diciamo, punto di lavoro di CESVO che stiamo sviluppando in questi anni proprio per rendere anche l'associazione più sensibile a questo tema, perché oltre alla questione ambientale, sicuramente la questione dei giovani è una questione importantissima. Siamo contenti della collaborazione anche con Bernardica, con il quale appunto facciamo anche insieme un'iniziativa che si chiama Siete Presente, proprio a favore dei giovani della regione. E noi in tutte le occasioni diciamo, solleviamo questa problematica che anche nel volontariato, perché come in tutti gli ambiti, anche nel volontariato tanti che guidano le nostre associazioni diciamo, fanno fatica a creare un ricambio generazionale. Ecco, questo secondo me invece a noi più adulti è una responsabilità che ci dobbiamo prendere, di un'attenzione ad accogliere, aprire le porte ai giovani per poter entrare nelle nostre associazioni e anche dargli del ruolo di responsabilità. Sono fasi di grande cambiamento queste anche per il centro servizi alla luce delle nuove normative, ma in generale anche Certo, dopo la ma pandemia. Ecco, riguarda tutti. come sta cambiando? Lei è presidente da gennaio. Sì, anche noi ci stiamo ponendo questo problema perché comunque anche al nostro interno, diciamo, come tutte le realtà, quest'anno abbiamo fatto 25 anni, quindi 25 anni con i primi che hanno iniziato 25 anni fa, capite che ora tutti siamo arrivati a un'età, diciamo, che ci dobbiamo porre anche noi il problema di chi prenderà il nostro testimone. Un vantaggio del CESVOT, i nostri telespettatori ormai, soprattutto nella zona costiera, hanno imparato a saperlo, ma ormai ci vedono in tutta la Toscana, quindi diciamolo per tutta la Toscana, è la capillarità, è la diffusione territoriale. Certo. Avete addirittura una delegazione territoriale in più delle province, no? Che è quella di Empoli. Questo Certo. Sì. è utile No, è sicuramente, molto è un utile modo per confrontarsi. perché le sedi delle delegazioni appunto arrivano in ogni provincia, addirittura appunto c'è anche Empoli in più, perché lì c'è una forte connotazione sul volontariato,
Poi perché Firenze effettivamente è troppo grande. E Sì, quindi. no, comunque noi dobbiamo anche su questo dobbiamo continuamente riporre l'attenzione su tutta la regione perché ci sono in tutte le province c'è bisogno di questa attenzione, ci sono province più lontane, penso a Grosseto, a Massa, certamente rispetto al centro sono più lontane, bisogna avere l'attenzione per tutti i nostri territori. Perché in ogni territorio ci sono le associazioni e in ogni territorio ci sono i bisogni a cui queste associazioni rispondono. Il 2022 è stato un anno di svolta per varie ragioni, anche per le delegazioni territoriali, perché molte iniziative sono tornate in presenza. Noi ve le racconteremo nei prossimi giorni. In questi giorni del volontariato ci guiderà ancora il presidente di CESVOT Paccosi. Adesso abbiamo dei piccolissimi collegamenti con i presidenti delle delegazioni, però il fatto che siamo tornati in presenza è certamente un modo di ritrovare lo spirito originario. Sì, abbiamo anche rilanciato, anche sull'onda di inaugurazione che facemmo qualche tempo fa a Livorno della nuova Nuova sede. sede, l'idea anche di riaprire le nostre sedi anche alle riunioni delle associazioni, per cui Anche a mini assemblee, mini anche mini convegni. riunioni, mini assemblee, in modo che anche le nostre sedi diventano veramente delle case per le nostre associazioni. E quindi abbiamo rinnovato e riproposto questa iniziativa che mi sembra molto importante. A livello territoriale, un'iniziativa di cui si è parlato molto e che è stata organizzata da una rete di associazioni è accaduta a Lucca, c'è cioè stata a Lucca il 25 novembre, non un giorno a caso, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una treccia, l'abbiamo raccontata già nei nostri telegiornali, di oltre 5 km e mezzo, le mura sono anche più corte, 4,2 km se non ricordo male. E allora Franco Severi, il presidente della delegazione di Lucca ci ha salutato dal cuore di questa manifestazione. Ciao Luigi, buongiorno, ciao di nuovo anche a Cristiana e grazie di essere qui con noi per quanto riguarda questa manifestazione che chiaramente ha una valenza particolarmente importante, questo portare la violenza sulle mura in un contesto di questo tipo, credo che sia abbastanza importante. Certamente proseguiremo su questa strada per quanto riguarda tutte quante le cose, le iniziative di cui abbiamo già parlato e a presto. Cosa farete nel 2023? Ma nel 2023 stiamo intanto cominciando a organizzare per sapere che cosa possiamo lasciare di impostato al nuovo direttivo della delegazione che si andrà a insediare ad anno nuovo. Ci sono dunque elezioni anche per le Sì. delegazioni CESVA, spieghiamolo, Sì, le delegazioni praticamente sono no? C'è un meccanismo composte da democratico, no? tutte le associazioni del territorio che sono invitate a eleggere un direttivo che sarà un po', come dire, la rappresentanza di quel territorio e anche, Cioè non è che diciamo, Luigi Paccosi sceglie presidenti di no, delegazione. no, no, vengono eletti da queste assemblee, ci sarà un direttivo. E i presidenti vengono eletti all'interno di queste delegazioni, e quindi sono espressione del territorio e diciamo lo scopo è anche perché queste persone che sono elette nei direttivi dovrebbero poi essere le sentinelle per farci capire di più i bisogni del territorio e quindi andare a operare su quei territori appunto, con più precisione. E nelle delegazioni operano i vostri, diciamo, Gli operatori locali. operatori, certo. Gli Naturalmente li operatori, ringraziamo, li salutiamo, sono certo. molto collaborativi anche con noi e fanno da front office, diciamo così, tra CESVOT e associazioni, Certo, risolvendo anche alcuni problemi, non da poco. sono operatori che sono molto formati, molto qualificati e quindi riescono già loro a dare delle risposte. Poi chiaramente per risposte più specifiche ci sono i nostri consulenti che sempre ci accompagnano. E poi comunque noi facciamo tanta Anche formazione. con quei nomi che abbiamo sentito collegati Certo, adesso, no? Salvini, Luca Salvini, Gori, Gori e altri ancora. certamente sono tanti consulenti che ormai ci accompagnano e sono diventati ormai veramente così esperti che hanno, diciamo, ormai una statura quasi nazionale. Ecco perché
diciamo, non ci dimentichiamo, quasi, perché a sì, questo punto non sono ci davvero dimentichiamo d'accordo. che CESVO forse fra i centri servizi è quello, anche per il fatto che è regionale, è quello che probabilmente riesce ad essere più puntuale sui bisogni E delle poi la Toscana ha una associazioni. grandissima tradizione, la culla del volontariato, È insomma, certo, le grandi certamente. associazioni nascono in Toscana e sono anche socie del CESVO, non ce lo dimentichiamo, e poi il CESVO è fatto dalle associazioni regionali toscane e quindi le grandi associazioni partecipano del CESVO, della vita del CESVO, e in questo senso saluto fra l'altro, visto che si parlava di Lucca, anche la mia vicepresidente Elisa Ricci, che è di Lucca, che fa parte di una di queste grandi I associazioni nostri telespettatori dell'ANPAS. la conoscono, l'abbiamo intervistata 1000 volte. E quindi il CESVOT è formato dalle grandi associazioni regionali e quindi ha questa sensibilità che gli deriva da questo. E allora da Lucca a Pisa per incontrare il presidente di delegazione, Daniele Vannozzi, anche lui da volontario, una lunghissima, lunghissima esperienza. Vannozzi, benvenuto. Che esperienza, che anno è stato questo 2022, semplicemente? Ma diciamo è stato un anno non semplice, Antonello, e colgo l'occasione per salutare il presidente Paccosi, che certamente potrà essere più preciso di me su alcune questioni a livello regionale. Allora, diciamo, l'attività che ci ha visto ben compatti era quella legata alla trasmigrazione, ad esempio, del RUNTS. Questi ultimi mesi sono stati fortemente caratterizzati a dare una mano alle associazioni nel dare corso a tutti quelli che sono gli adempimenti e soprattutto poi aiutarle in una successiva fase di ripartenza perché non è facile ripartire dopo anni che siamo stati fermi. Adesso cercheremo di far vedere anche con le nostre immagini un po' di questa vostra attività, perlomeno di quella degli ultimi mesi, che si sta orientando su un filone particolare, quale? Ma diciamo, abbiamo deciso appunto come delegazione pisana innanzitutto mandare un segnale di pluralità, perché è importante anche l'attività da fare in rete e cercare di stimolare ancora di più a far sì che le diverse associazioni o le diverse anime che compongono diciamo, CESVOT di dimostrare come lavorando insieme si ottiene di più. I temi che abbiamo pensato sono temi legati alla pace, con tutto quello che per certi versi impatta sulla nostra vita di tutti i giorni. Un altro tema è le povertà. Le nuove povertà che ci sono post-Covid, perché dopo questa pandemia, se si vuole, ne usciamo tutti più poveri in tutti i sensi. E un ultimo legato un po' agli stili di vita e soprattutto agli stili di vita legati alle giovani generazioni, perché anche qua è importante fare un qualcosa per avere dei cittadini più consapevoli domani. Interessante, buon lavoro. Allora ci vediamo, Presidente, nei prossimi giorni su Telegranducato. Grazie, grazie a Vannozzi e naturalmente le associazioni promuovono, si impegnano seguendo il solco originario magari per cui sono nate, ma anche inventando cose nuove e il CESVOT a sua volta attraverso le delegazioni promuove e dà degli stimoli e dei supporti, possiamo dire così? Sì, certo, una cosa mi viene in mente riguardo proprio alla questione delle delegazioni è che sicuramente il nostro ambito, e in questo sottolineo anche l'aspetto che si diceva prima delle associazioni, cioè perché vivere l'associazione, vivere il CESVOT è un grande insegnamento, una grande educazione alla democrazia, che è un altro fattore importante nel nostro mondo. Perché appunto le delegazioni sono elette democraticamente, come il CESVOT è eletto, i propri organi sono eletti democraticamente, quindi riuscire a vivere questa realtà è una grande scuola di democrazia, quindi questa è un'altra caratteristica importante del volontariato associativo, quindi su questo, per questo ci tengo a ribadire anche la differenza, no, fra l'essere un volontariato individuale e un volontariato associato. Certo, il volontariato individuale è un primo approccio che può essere interessante e ripeto che per i problemi che, ci sono che ho detto prima dovremmo facilitare l'approccio alle associazioni, però ribadisco che il volontariato associativo sicuramente
ha degli aspetti formativi ed educativi molto più importanti. E voi date a disposizione anche spazi, sedi come quella nuova di Livorno. Allora, a proposito, collegata con noi adesso Fiorella Cateni, presidente della delegazione CESVOT di Livorno. E tra l'altro, nei giorni scorsi si è celebrata anche la giornata internazionale delle persone con disabilità. E allora, il servizio che vedremo su Telegranducato nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, riguarda proprio la grande attenzione delle associazioni per questo tema della disabilità. È un impegno forte che caratterizza molte queste certo, associazioni. Tante associazioni nascono dalle famiglie, hanno avuto magari un figlio o un parente disabile, sono nate realtà molto importanti di cui hanno beneficiato tante famiglie, e quindi sicuramente questo mondo è un altro mondo da guardare con molta attenzione. Perché fra l'altro è stato molto colpito durante la pandemia, non ci dimentichiamo che tanti servizi sono stati chiusi e quindi tante famiglie si sono trovate anche in difficoltà a gestire, è una parola brutta, comunque ad accudire i propri cari che non avevano più magari quelle risposte che normalmente ci sono. Buongiorno, benvenuta Fiorella Cateni, cosa caratterizza il vostro 2022? Buongiorno a tutti, saluto il Presidente Paccosi, saluto Cristiana che tanto che non la vedo, l'abbraccio se mi sente e mi vede. La domanda, una cosa estremamente importante per noi è stato l'accesso alla nuova sede. Questo è stato per noi un avvenimento più che un impegno, perché veramente è una sede confortevole dove lavoriamo agilmente e soprattutto dove abbiamo uno spazio che possiamo concedere alle associazioni che ce ne faranno richiesta per piccole iniziative, ma comunque una capienza di oltre 50 persone, quindi è bella, dotata di tutti i comfort e quindi... Poi l'altro impegno che ha veramente assorbito il lavoro soprattutto degli operatori sono stati gli adempimenti relativi alla riforma del terzo settore. E adesso il 2023 cosa si prospetta? Il 2023 per ora si prospetta con un grande impegno, cioè ci sono i rinnovi dei direttivi e quindi delle presidenze. Il nostro sarà, se non sbaglio, a gennaio, e quindi lavorare, e lo stiamo già facendo, per far partecipare il maggior numero di associazioni a questo importante appuntamento. Anche con voi diamo l'appuntamento nei prossimi giorni per uno speciale, ci sarà lei Cateni, ci saranno naturalmente anche i volontari, in particolare sulla disabilità, perché è un tema forte che impegna tante associazioni. Esatto, questo è un settore veramente che impegna le associazioni e sono associazioni che partecipano tutte, non sono veramente tutte eccezionali le nostre associazioni, però questo è un settore particolarmente sentito e quindi che ha bisogno di particolari attenzioni. Grazie a Cateni, la ritroveremo. Beh, il fatto che chi presiede il CESVOT e chi presiede le delegazioni territoriali del CESVOT sia a sua volta un volontario, certo aiuta, fa capire meglio le cose. Ma sì, perché veniamo da questo mondo, quindi è chiaro che conosciamo le problematiche e quindi è più facile poter... Certo, facendo il presidente mi capita di incontrare realtà che io non conoscevo, quindi per me è anche appunto... Certo, mezzo milione di volontari, esatto, conoscere cioè, tutto quello che mi fanno. Stupisco sempre quando vado a giro per le varie città di trovare esperienze che veramente non mi aspettavo. Quella che l'ha colpita di più in questo anno da presidente qual è? Ma allora, l'ultima che ho visto interessante, abbiamo inaugurato insieme alla presidente Menconi di Massa questo centro antiviolenza per le donne. Mi ha colpito molto perché dal lavoro di lei e altre donne sul territorio di Carrara sono riuscite a farsi dare un locale comunale, a rimetterlo a posto, appunto trovare risorse, e ora sarà una bellissima sede. Sì, sarà un bellissimo servizio a disposizione per chi ha bisogno. Noi ci andremo nei prossimi giorni, Francesca Menconi collegata con noi, presidente della delegazione di Massa Carrara, però il nostro servizio partirà
dalla Lunigiana, diceva prima il presidente Paccosi, una delle aree estreme chiaramente della regione Toscana, noi saremo lì per parlare di associazioni che creano anche coesione sociale, perché anche questo aspetto non è da trascurare, anzi è Certamente, fondamentale. C'è anche al di volontariato. là di chi fa il volontariato. Certo, per quello il volontariato è relazione innanzitutto, è relazione fra gli associati, è relazione con l'esterno, con chi ha bisogno e quindi in questi paesi anche più sperduti il fatto ci sia delle associazioni. Io ho incontrato a Lucignana, che è un piccolo paese, penso ci siano 100 persone ormai, c'è ancora una Croce Verde che è al circolino a Lucignana ed è un punto di riferimento perché comunque per quella gente che è lì avere un punto di ritrovo dove si può giocare a carte, dove si può bere insieme in un paese così piccolo è veramente una cosa E interessante. speriamo naturalmente che il 2023 sia l'anno della definitiva ripartenza in presenza di tutte le attività. Il 2022 è stato strano, è iniziato male, poi magari è migliorato durante il corso del tempo. Ma Francesca Menconi, insomma, che bilancio fa di questo 2022? Allora, in primis nella ripresa totale delle attività di volontariato, dopo il periodo della pandemia e dopo un 21 di ripresa, il 22 siamo veramente ripartiti alla grande. C'è stata la grande occasione dell'Assemblea generale della delegazione di Massa Carrara di CESVOT, che è stato un momento veramente di rincontro e dove ci siamo potuti riabbracciare perché per la prima volta eravamo in presenza. E poi c'è stato il grandissimo impegno delle associazioni in quelli che sono stati purtroppo gli eventi calamitosi. E non voglio dimenticare il 18 agosto di quest'anno, laddove tutte le associazioni di volontariato e di protezione civile sono state essenziali a supporto della provincia e di tutto quello che purtroppo è capitato ai nostri concittadini. Nel servizio che faremo insieme, Presidente, nei prossimi giorni, vedremo proprio questo, la protezione civile soprattutto. Sì, vedremo loro, li ringraziamo su tutti i campi e poi avremo anche occasione di vedere altre associazioni che si dedicano al territorio. Ricordo una bellissima manifestazione il 1º di ottobre che ha visto le forze armate, le forze armate, la protezione civile, comunque sia tutto questo tipo di associazioni a Pontremoli in una bellissima giornata di confronto aperta alla cittadinanza e aperta soprattutto alle scuole, agli alunni e alle alunne di tutte le scuole di ogni ordine e E allora buon lavoro a tutte le associazioni della provincia di Massa Carrara, della vostra delegazione. grado. Grazie e alla prossima. Grazie a Francesca Menconi, noi saremo proprio a Pontremoli prossimamente, nei prossimi giorni, per parlare del volontariato che a Natale, no, in questo clima così particolare, trova una spinta ulteriore, questo insomma è nella natura delle cose, no? Sì, certo, Natale è anche l'occasione anche per tanti per fare raccolta, perché appunto Quindi aiutate le associazioni a certo. svolgere il loro compito. Pensate che come ci arriva la bolletta, magari triplicata a casa a noi, arriva triplicata anche alle associazioni. E certo, per questo comunque io vedo che tanti si mobilitano, vedo che c'è tanta attenzione, ripeto, bisogna tenere alta la credibilità perché laddove succede qualcosa, che può essere un po' più strano, diciamo, va a detrimento di tutto il nostro mondo, quindi bisogna che siamo bravi e lo siamo perché laddove c'è qualcosa di strano si cerca sempre di isolare. Però ecco, bisogna, come dicevo prima, ritornare all'origine di quella che è la spinta che ci fa essere volontari, perché quella è la possibilità per renderlo comunque qualcosa di La credibile. fiducia dei cittadini c'è, quel 94% di chi ha fiducia in voi per cambiare e migliorare la società è un dato secondo me da tenere orgogliosamente in vista. Siamo alla fine, troveremo Paccosi, lo ritroveremo nei prossimi giorni anche per commentare, diciamo, i servizi fatti nelle singole delegazioni, nei singoli territori, però è oggi giorno 5 dicembre, giornata internazionale del volontariato, il suo messaggio, il suo saluto, il suo grazie magari a tutti i volontari toscani. Il mio messaggio è appunto è rivolto ai giovani fondamentalmente, perché veramente noi adulti possiamo essere accoglienti verso i giovani perché è il futuro del nostro paese e e anche del nostro mondo del volontariato. Quindi veramente un grande augurio che questo anno 2023 possa essere un anno
di affiancamento ai giovani e anche di poterli far entrare nelle nostre associazioni anche attraverso i ruoli di responsabilità importanti. Però volontario si può essere a tutte le età, anche Certo, l'anziano anziano, diciamo così, può dare una mano, magari si tanti, confronti con l'associazione. tanti, tanti che vanno in pensione decidono poi di spendere il proprio tempo nel volontariato e questo è un valore indubbiamente importante, quindi non è che voglio escludere le persone che hanno un'età più avanzata. Certamente l'attenzione ai giovani, anche per chi è più anziano, può essere veramente una spinta importante anche per ritrovare freschezza, ritrovare motivazioni e quindi questa relazione fra chi è più grande e chi è più giovane è veramente un valore da salvaguardare. Grazie al Presidente del CESVOT, grazie a voi che ci avete seguito molte volte in onda in questo 5 dicembre. Un saluto e un grazie anche da parte mia di tutta Telegrand Ducato ai volontari con cui ogni giorno ci rapportiamo e sono davvero fondamentali nella società di oggi, magari più povera, con più difficoltà, però certamente più aiutata da associazioni, da organizzazioni che riescono a intercettare i bisogni e in qualche caso anche a risolverli o comunque a fronteggiarli meglio. Buona giornata del volontariato.